Ciao! Allora, lo so di essere mancata tanto, mi dispiace. Sono entrate tantissime cose nella mia vita, tantissimi nuovi impegni e non ho avuto assolutamente tempo di mettermi qui davanti e registrare un video. In ogni caso, chi mi segue su Instagram sa cosa sto facendo. Se non mi seguite ancora, andate a seguirmi, ho lo stesso nome del canale. In ogni caso, sono qui. Buon 2018 a tutti! So di essere mancata appunto e mi devo fare se non quello dei prodotti preferiti del 2017. Allora, ci sono stati tantissimi prodotti che ho utilizzato, ho tenuto quelli che mi sono piaciuti di più finiti e appunto ho deciso di fare questa tipologia perché mi piace molto vederla in giro sul web e l'ho un po' cambiata, nel senso che in genere le persone fanno il video dei preferiti su magari una sola tipologia, tipo il make-up e prodotti che ancora non sono finiti, e invece io li ho amati così tanto da proprio finirli. Quindi sono prodotti preferiti del 2017 che ho anche ricomprato più di una volta quasi tutti. Quindi iniziamo subito. Come primo prodotto io vi consiglio assolutamente questa qua, che è una crema rigeneratrice all'olio di cocco. Allora, è una sberla di prodotto, cioè guarda, è la mia faccia praticamente. Però questo qua è un prodotto molto molto strano, se così lo si può dire. Perché non è un balsamo, non è una maschera per i capelli, è proprio una crema. Quindi sembra di prendere della crema per il corpo e spalmarsela sui capelli. Va fatto sotto la doccia, lo stesso principio del balsamo, si lascia un po' agire. Io in genere, non so, la metto su, faccio prima lo shampoo, poi la metto su e la lascio lì, intanto faccio altro. E questa qua è un impacco ammorbidente, appunto, per capelli lunghi, medio-lunghi, ma si può usare anche per quelli corti, secondo me, dicono per medio lunghi e lunghi perché comunque si ha la paura che vada, avendo i capelli molto corti, proprio alla radice, che vada ad impregnare e a ingrassare il capello, essendo proprio sulla radice del capello. Questa qua è della marca Mil Mil Professional, che è scritta qui, ve la faccio proprio vedere. E a me è piaciuta veramente tanto, a parte che fa veramente un odore di cocco allucinante, cioè qui dentro non c'è più niente. È veramente veramente buona e non l'andrò a ricomprare io perché comunque l'ho utilizzata tanto e per tanto tempo e voglio provare nuovi prodotti che ho anche già da provare, però sicuramente se volete un prodotto equivalente per qualità-prezzo, questo è veramente veramente buono e vi dura veramente un sacco perché sono 1000 ml, 1000. Sempre per capelli, comunque, vi consiglio questa lacca di Pantene, che è per capelli lisci effetto seta, di Pantene Prov, qua, non so come si dice, Provo, boh. Livello tenuta 5, quindi è il massimo, vedete che ci sono i puntini. Questa qua è la lacca, eccola qui. E io ve la consiglio molto sia per profumazione, perché comunque non è di quelle profumazioni strong che vi intossica, tipo. Fa proprio anche la scia di profumo, mi è piaciuta molto e la usavo soprattutto quando facevo o i boccoli ai capelli oppure quando faccio la coda ne spruzzavo un po' qui e questa è veramente veramente buona. E tra l'altro appunto ha una formula nuova, una formula avanzata per capelli lisci effetto seta, quindi proprio ve li lucida anche senza impregnarli di prodotto. Altro prodottino un po' strano che vi chiederete perché è questo qua di Nivea Men, che è il Sensitive Balsamo dopo barba. Questo qui io vi assicuro che se non avete mai provato un primer o se ne avete provati e non vi sono piaciuti, o magari anche vi piacciono i primer che per chi non sa cosa sono da mettere prima del fondotinta per far aderirlo meglio alla pelle. Questo qua io vi assicuro, avevo provato questa boccetta qua che è da pochissime ml, sono 30 ml, ma mi è durato tipo 5 mesi. Una consistenza veramente molto molto liquida, un po' gellosa, diciamo, che fa anche un po' l'effetto sticky al viso, quindi appiccicoso e fa tenere veramente tanto il fondotinta, per non parlare della fragranza tipica degli uomini che hanno quando si fanno la barba, che io adoro, poi non so voi. E io ve lo consiglio perché comunque a me è piaciuto molto, è stata una scoperta, era un beauty trend di Instagram, l'ho voluto provare da brava appassionata di make-up e io ve lo consiglio. Se per una volta magari vi finisce il vostro primer preferito o qualsiasi primer e non avete tempo di andare da Sephora o qualsiasi altro rivenditore di make-up,
Io ve lo consiglio perché questo si trova da Tigotà, da Acquestapone, anche alla cooperativa, quindi... Ho avuto piacere di finire tante salviettine struccanti. Ho ucciso un po' di roba. Vi parlo molto velocemente. Allora, io, come voi sapete, adoro... Niente, non ce la faccio. Adoro le salviettine di Fria perché sono comunque diversi pezzi e sono, ne hanno fatte veramente di tantissimi tipi e le amo tutte. Queste qua erano struccanti acqua micellare, azione riequilibrante per pelle sensibili e le ho adorate. Struccano, sono impregnate giusto, il giusto e hanno un cotone effetto vellutato alla pelle. Mi sono piaciute veramente molto perché avevano anche una fragranza di fiori buonissima. E queste sono le classiche di Fria Utility, si chiamano struccanti occhi viso labbra effetto idratante. Questo mi ha aiutato molto in inverno dello scorso anno, quindi da settembre, perché comunque mi facevano un'azione anche di crema riparatrice per il viso con tutto questo freddo. Sono stata una scoperta anche queste qua di Sien, che comunque sono tutte salviette a prezzi economici, quindi anche un prodotto preferito, tutti economici praticamente. E queste qui sono per la pelle sensibile, queste le usate in estate perché comunque la mia pelle è molto delicata in estate e tende a seccarsi di più d'estate che d'inverno quasi. Quindi insomma, e queste qua mi sono piaciute perché comunque erano per la pelle sensibile e secca. Io, chi mi segue sa che ho la pelle grassa in questo punto qui, ma sensibile nel resto, sensibile e secca nel resto del viso, tendo proprio a screpolarmi ed è brutta la visione dell'occhio. E queste qua, l'unica cosa che dovrebbero per me, ma per mia cosa personale, sono, c'è scritto proprio free from parfum, e quindi non hanno profumo e secondo me dovrebbero veramente inventarsi un profumo questi qua di Sienne. Di Fresh and Clean invece ho adorato questo pacco enorme da 60 salviette perché comunque avevano una formula ultra delicata con vitamina E e acqua di Amamelis, che è questo fiore qui bellino che si vede. E veramente queste io ho notato una pelle migliore e soprattutto sono delicate e non vanno a di invadere la pelle comunque con sostanze che fanno notato che non avevano un effetto molto invasivo sulla mia pelle. Ho finito insieme a mamma, non pensate che io mangi i profumi in questo modo perché ce ne sono tanti di profumi lì dentro. Questo profumino qua, che tra l'altro mi piace veramente veramente tanto il packaging, sembra proprio da una bomboniera. E questo è di Jasmine Noir. Mi piace, è piaciuto sia a me che a mia mamma. È un profumo che metterò da ricomprare perché è un profumo che ci è piaciuto e mi scoccia buttare via le boccettine di profumo perché mi piacciono tanto. Quindi lo metterò da... lo tengo, ma non so neanche se lo riacquisteremo perché sicuramente vedremo altri campioncini e sentiremo altre profumazioni che ci coinvolgono di più di questa. Questo qua, comunque, se volete provarlo, è veramente buono ed è anche carino ed è durato tanto per essere comunque un 50 ml, penso. Esatto. No, un 30, no. 50 ml, avevo ragione. E quindi niente, io ve lo consiglio, provatelo in negozio. A proposito di primer, ho finito il Catrice Prime and Fine, l'ho anche tagliato. E questo qua è veramente molto idratante ed era un idratante ma anti-shine base. Questo qui. Io penso che lo troviate ancora in negozio. Mi è piaciuto tanto, niente da dire. Riempiva anche un po' i pori, aveva un effetto un po' da pore filler, diciamo. E a me è piaciuto molto e mi è durata anche tanto. Questa qua è da 30 ml, ma ne voleva molto poco perché era molto molto cremoso e mi è piaciuto veramente tanto. Tra l'altro vi piacciono le mie unghie, le ho fatte ieri. Per me sono molto 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 carine, mi sono superata questa volta e niente, mi piacciono. Ho finito e ho amato, dovete provare questo fondotinta se non l'avete mai fatto. È l'Infallible 24 Hours, non riuscivo ad aprirlo perché avevo tagliato anche questo da quanto l'ho amato, di L'Oréal Paris 24 ore matte, questa è la tonalità 22 beige éclat e io ve lo consiglio assolutamente, ha un effetto sulla pelle levigato, ha un effetto sulla pelle matte, rimane, lo mettete e rimane 24 ore veramente. Io sapete che mi trucco alle 5 e mezza di mattina, 5:40 di mattina, arrivo a casa o alle 6 e mezza o alle 4 e mezza e io vi giuro che il fondotinta è lì. Non, cioè l'ho amato veramente. Ho anche una mia compagna di classe che lo ama, conosco tanti youtuber che lo amano e quindi
provatelo, cioè non so cosa dirvi, veramente è veramente buono. Sapete che non vi consiglierei mai prodotti che a me non sono piaciuti. Ho adorato molto 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 di Sephora questo Exfoliating Cleansing Cream al tè verde, anche questo aperto perché io uso tutto il prodotto. Questo aveva delle sfere gommose, un gommage, e puliva veramente tanto tanto la pelle. C'era comunque tanto prodotto, sono 50 ml, ma ce n'era tanto di prodotto, anche perché di questo ce ne voleva due noci di prodotto per fare tutto l'intero viso bene a fondo, ma con una noce di prodotto comunque, se non avete tanto make-up, struccavo anche quello. Io ho la mania di usare prima le serviette struccanti, poi andare sui prodotti per pulire più a fondo la pelle. Ma c'è gente che con questi cleanser qua usa solo questo e si strucca. Io con tutti i prodotti che ho sopra preferisco andare prima sulle salviette e poi provarlo, ma vi consiglio questa gamma di prodotti di Sephora. Questo a me è piaciuto molto, ne ho altri da provare, però per ora questo l'ho ricomprato 2 volte ed è buonissimo, ve lo assicuro. Ho adorato e ricomprato 3 volte questo prodotto di Stenhome Dermo Clear Emulsion. Ed è testata su pelle sensibili ed è per le pelle sensibili di Family Expert. E questa qua era una crema, aperta anche questa, cosa ve lo dico a fare. Una crema che mi è piaciuta veramente, veramente, veramente tanto. Idrata, si può usare anche prima del fondotinta come crema idratante. Vi modificava la pelle, veramente. Quando dicono pelle nuova, questo lo fa veramente. Non c'è neanche scritto pelle nuova, questa lo fa veramente di su, una pelle fantastica. E io veramente l'ho amata da comprarla 3 volte. Non vi so dire il prezzo perché questa lo acquistava mia mamma da una sua amica. Questa mette a posto tutto perché lo usavano anche delle mie amiche e avevano una pelle diversa da me e l'hanno amata, quindi provatela. Ho adorato un prodotto che mi hanno inviato a me, questa azienda, che è la Lab Care. Questo io non gli davo una lira perché non avevo mai provato un olio per pelle. Questo l'ho adorato, l'ho amato, sono 20 ml, ma mi ha fatto 5 mesi questo prodotto. L'ho preso solo una volta perché appunto me l'hanno regalato loro, me l'hanno spedito loro da provare. Questo è il Booster Idratazione Intensa ed è proprio un olio per pelle che usavo prima di andare a letto, dopo tutto il make-up al posto della crema o prima della crema. Ed è un concentrato idratante per pelli secche e normali, quindi è veramente una vasta gamma di pelle, insomma. Questo qua appunto ha l'applicatore in goccetta, tra l'altro è tutta di vetro, quindi attenzione. Ma questo io veramente prego l'azienda di rinviarmelo se sta guardando questo video perché lo amo, veramente lo amo. E vi giuro che, cioè, mi ha cambiato la pelle. Io mi svegliavo il giorno dopo con una pelle idratata e non ho mai avuto problemi di pelle secca con questo prodotto. Infatti mi manca tanto perché adesso sto vedendo che la mia pelle sta cambiando e secondo me, soprattutto per questo prodotto, perché l'ho finito già da 2 o 3 mesetti e cioè mi manca. Mi manca veramente tanto, ve lo assicuro. Beauty Blender. È stata un'amica fedele, è morta. Tenete conto che io questa Beauty Blender ci ho fatto 2 anni, usandola ogni giorno, un botto di giorni. Questa è veramente rinsecchita, poverino, cioè. Era la classica rosa, ma è diventata addirittura ovale, non è più un cicciotta, cioè proprio secca, non riuscivo neanche bagnandola più a farla rivivere. Si è crepata dappertutto praticamente, vedete? E qua c'è anche un segno blu che era un illuminante ed è rimasto, vedete qua, poverina. Ma io sono fiera dell'uso di questa Beauty Blender perché ha fatto veramente una vita lunga e non è messa neanche tanto male, se ci tenete conto. Adesso quella color fondotinta di Beauty Blender, così si vede anche meno che è sporca, e la prossima che acquisterò sicuramente sarà quella nera perché dicono tutti che ha una texture diversa e che è molto più buona. Se l'avete provata fatemelo sapere qua sotto. E niente, addio, sei stata un'amica fedele, è il miglior prodotto di make-up per la sfumabilità, per tutto, non ho mai trovato nient'altro che mi sfumasse come lei, e quindi niente, ti ho amato e ciao. Spedito sempre da un sito, avevo questa cera che ho già finito appunto ed ho amato, ne avevo 3 pacchi e ne ho già finiti 2, ed è la Hard Wax Beans, ovvero, non so se vedete su Instagram, quei prodotti che quella cera che stendete si secca e poi strappate senza niente di
di carta da metterci sopra come fanno le estetiste, è proprio tutto fatto in casa. Avevo il fornetto e io l'ho provata. È di Blue Zoo, questa è la marca, è appunto Depilatory Wax, wax a cera. E voi la stendete, 3 secondi si asciuga, tirate e viene via tutto. Vi assicuro che è veramente utile. Io l'ho fatta sia sulle gambe che sul viso perché comunque è molto 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 delicata. Non mi ha fatto neanche arrossare, quando in verità io mi arrosso anche con la cera normale sul viso. L'ho usata anche per fare le sopracciglia, l'ho usata anche sulle braccia ed è veramente fantastica. Me ne rimane, questa era quella blu, mi rimane solo il pacchetto rosso che devo ancora usare, però insomma. Preferisco in ogni caso alla cera sia normale che questa qui, che le strisce. Io preferisco il Silkepil, che è il macchinino elettronico, perché è molto più comodo, ragazzi, io lo trovo molto più comodo. Ho finito, ahimè, ed era la seconda boccetta. Amavo veramente questo smalto di Dior. E questo si è proprio anche seccato, poverino, come potete vedere all'interno. E io vi assicuro che è uno dei smalti migliori, questo è il 903, è buonissimo, cioè vi rimane, finché non lo togliete questo non si toglie, ve lo assicuro. L'ho usato talmente tanto che appunto l'ho ricomprato 2 volte. Costano, perché è di Dior, sono smalti che costano. E però io vi assicuro, se non avete mai provato uno smalto Dior dovete provarlo, perché vi cambia la vita. Se volete uno smalto buono, di un colore potente, questo è un colore che, cioè, l'ho preso perché era impossibile da trovare, secondo me. Non si vedrà mai, ma vedete che alla luce ha questi riflessi di blu più chiaro. Però se lo mettete all'ombra sembra nero. Andata alla luce sembra questo blu con questi riflessi più chiari. Sulla luce normale, invece, né al sole né all'ombra, sembra un blu intenso notte. Quindi ha 3 modalità questo smalto e io l'ho amato. Non so cos'altro dire se non provate gli smalti Dior, perché sono veramente un qualcosa che mi cambia la vita delle unghie, veramente. 3 prodottini make-up finiti. Cerco di accelerare un po' i tempi. Base preparatoria di Kiko alle ciglia. Questa era bianca, come vedete è diventata grigia. E l'ho amata, veramente. Un prodotto di Kiko molto molto buono che ho ricomprato 2 volte. È questa base qui, questa qua. È una base per il volume del make-up. Va messo proprio prima di tutti i mascara che volete mettervi dopo. E vi prepara le ciglia all'impatto con il mascara. E tra l'altro le fissa anche molto incurvate. Rimangono lì molto incurvate per tutto il giorno. E l'unica cosa è che se va nell'occhio per sbaglio, cioè morite, vi giuro che morite. Perché non ce la si fa, cioè piange l'occhio, vi strucca tutto. Quindi io vi consiglio di mettere prima questa di qualsiasi altra cosa di make-up, perché vi rovina tutto quello che avete fatto sotto. È una cosa proprio ustionante, secondo me. Infatti c'è scritto di non metterla nell'occhio. Io me la sarò messa 50 volte, sono viva, però non ho mai sofferto così tanto in tutta la mia vita con questa base pre-mascara, ve lo giuro. Un altro prodottino che ho amato di Bottega Verde, questo ce l'avevo lì già da un pezzo. Infatti vedete che poverina la confezione. È la base trucco per le scente, la usavo tutte le mattine prima del fondotinta, che era questo tra l'altro, che ho finito di Sephora, numero Clear Light 20. Buonissimo questo fondotinta, ragazzi. Era veramente, veramente, veramente buono. 14 euro, quindi un prezzo abbordabile per tutti. Questo è il Sephora Fondotint Perfection 10 ore, ma tiene 16 ore, le tiene. Questi due in combo mi sono piaciuti veramente, veramente tanto. Altro profumo buonissimo di Dior che abbiamo finito, e mia mamma, è il Dior Addict, questo qua, che a parte la confezione, che a me, io c'ho una fissa per le confezioni dei profumi, veramente. Questo è, non saprei spiegarlo, ha sempre un profumo molto avvolgente. Questo è stato il profumo preferito di me e mia mamma per un periodo astronomico. Questo è 50 ml, ma durano veramente veramente tanto. E niente, abbiamo finito. Non lo ricompreremo perché tra l'altro è stato un errore questo profumo. Dovevamo prendere l'eau de parfum, abbiamo, scusate, l'eau de toilette, abbiamo preso l'eau de parfum. Quindi era sbagliato, ci è piaciuto lo stesso, però era più buono l'eau de parfum, infatti ho il campioncino. Quindi come prossimo profumo, se mai dovremmo acquistare un altro profumo, prenderemo l'eau de parfum, quello giusto, quindi che era bianco e questo è blu invece. Ho amato, finito, ricomprato 300 volte questi due prodotti. Il primo è per capelli ed è Pantene Maschera Intensiva, rigenera e protegge. Questo sa di cannella in una maniera astronomica. Se non vi piace la cannella non prendetelo perché
Mamma mia, che buona. È veramente buona. Questa maschera, vi giuro, fa i capelli in una maniera assurda e la ricomprerò ancora. Infatti questa la tengo perché è fenomenale. Io la cannella la odio da mangiare. Non mi piace proprio, ma da odore mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Ma questo vi... Cioè, presente quando uscite dalla parrucchiera, che avete i capelli lucidi, perfetti da set fotografico, questo vi rifà a casa. È una cosa astronomica. Sono 300 ml, dura un botto, fa un profumo astronomico ed è veramente anche molto economico, quindi io ve lo consiglio assolutamente. Profumo della vita, della mia vita, che abbiamo riacquistato tipo 4 giorni fa io e mia mamma, è questo qui, Alien, cioè, e ho detto tutto. A molti non piace la confezione, non penso che esista una persona sulla faccia della terra a cui non piaccia l'odore, perché tra l'altro ce l'ho su adesso. È un odore travolgente, passi, si sente uno, dice quella alien. Cioè, non sono una di quelle che quando sente il profumo dice ti sei messa alien. Perché fa la scia. Avevo anche al mare una signora che ha fatto la crema per il corpo. Una signora di fianco a me che tutte le mattine si metteva la crema per il corpo. E di alien, io ero lì tipo così che annusavo la scia che faceva. Sembravo pazza, ma mi piace veramente tanto e penso sia uno dei miei profumi della vita, assolutamente. Lo è stato al 100%. Andate ad usare Alien, a provare Alien in negozio, perché vi cambia la vita, ve lo giuro, ve lo giuro. Voglio parlarvi di tre prodotti spray. Allora, il primo è questo, che è lo shampoo secco di testa nera, pensavo Pantene, avevo letto, di testa nera, e è buonissimo. È durato un sacco, non fa residui bianchi in testa, fa i capelli come appena lavati, non ho mai trovato, se non Batiste, come shampoo secchi. Uno shampoo migliore di questo è reperibile in qualsiasi posto voi andate, lo trovate. Cooperative, Tigotà, Acqua e Sapone. L'ho trovato anche in negozi di oggettistica per le case. Veramente buono, provatelo ed è... Ha una profumazione veramente, veramente buona. Fissante per il make-up di Avon. Buonissimo, mi è piaciuto un sacco. Anche la profumazione, questo... Sono 125 ml, quindi sono un botto, non finiva mai, non volevo che finisse perché è veramente veramente buono, l'ho acquistato 2 volte, l'ho finito 2 volte, l'ho amato. Io ve lo consiglio perché comunque l'Avon, questo spray costava sui 5 euro, mi sembra 5-6 euro, quindi per prezzo e qualità buonissimo veramente. E sembra strano però ho amato questo qui, la mini taglia perché ho finito quella grande, di Nivea Invisible for Black and White 48 ore. Ed è veramente, veramente buono questo deodorante. Anche questo ha una profumazione veramente buona che tutti mi dicevano, wow, ma cos'è un profumo? Ho detto no, è il mio deodorante. Ed è veramente buono e ve lo consiglio veramente tanto. Tutti i make-up di cui parlarvi. Allora, mascara di pupa. Amato. Fa delle ciglia fenomenali. Ce n'è ancora un po', tra l'altro, però... Ormai puzza, allora ho deciso di buttarlo. Questo me l'aveva regalato in una confezione di Natale, però è il Pupavamp, praticamente. E avevano solo fatto il packaging diverso per Natale, quindi niente, l'ho finito e fa delle ciglia fenomenali, veramente. Ha anche un prezzo basso per quello che fa. Instant Anti-Age Concealer di Maybelline, finito 3 volte, 4 volte, lo amo. Avevo tolto anche la spugnetta perché rimane molto prodotto nella spugnetta. Non c'è niente da dire su questo prodotto, penso che lo conosciate più o meno tutte. Mascara per sopracciglia di Essence, questo è il Make Me Brow. L'ho acquistato 3 volte, è finito 3 volte. Tiene le sopracciglia a posto lì. Dà anche un pizzico di colore perché, come vedete, è del colore fuori alla boccetta. Ci sono tre tonalità, una più sul marrone, che è questa, una più sul biondo e una più sul nero. Cioè, secondo me è un prodotto molto buono per 2,53 euro costa. Prodotto molto buono è quello di Yves Rocher, che sono questi burro cacao che, come potete vedere, ho scavato internamente anche. Hanno delle profumazioni a un inci molto molto buono. Questa era la noce di macadamia. Ne ho già acquistato un altro, non alla noce di macadamia ma all'olio di karité ed è fenomenale. Sono veramente buoni questi burro cacao di Yves Rocher e... Se vi interessa qualcosa dell'Yves Rocher, io sono rappresentante, quindi potete chiedere a me per qualsiasi prodotto. Un prodotto adorato e ho già riacquistato 3 volte, questa Egg Face Mask di Tony Moly. È veramente buona, fa un'azione idratante
toglie il lucido dalla pelle e ha molto molto prodotto impregnato. Non so che dire su questa maschera se non davvero va provata perché cambiava veramente la pelle. Questi due prodotti qua che ho acquistato due volte, questo tre volte e l'ho finito già due volte. Questo è di BioPoint Body Care ed è uno scrub allo zucchero di canna. È veramente veramente buono. Non lo apro perché c'è dell'acqua dentro, ma è veramente strano questo prodotto perché va a incremare anche il corpo mentre fate lo scrub, quindi non ha un effetto abrasivo, ha un effetto anche molto idratante. Ma ha un effetto idratante questo Nivea Visage Pure Effect, che è una crema anti-brufoli e veramente mi ha aiutato veramente veramente tanto, mi è piaciuta tanto, infatti la metto subito da ricomprare. Ho amato e ho collaborato anche con loro. Fitvia, questo è il Tropical Detox Set, questo costa 24 euro, l'ho pagato io, ma è veramente buono. Avevo un amore odio con questo tè in verità. All'inizio non mi piaceva perché sapeva molto di ananas, molto appunto di tropical, e se vi piacciono i gusti un po' strong questo fa per voi. Io avevo adorato molto di più il Fit Berry Detox, che è quello che mi avevano spedito loro, e che vi rilascio al video dove ne parlo se vi interessa, qui su da qualche parte. E l'ho amato questo qua alla fine perché diciamo che mi ero abituato un po' al gusto un po' così strong. A me piace comunque il gusto di ananas, di cocco, di tropicale, e insomma mi ero abituata e mi è piaciuto molto perché comunque l'effetto di pancia piatta, l'effetto di acqua in eccesso che butta fuori, l'effetto detox si vede veramente tanto e questi tè sono veramente buoni. Ci sono quelli anche da 10 euro se volete provarli, che per me è un prezzo abbastanza giusto. 24 mi sembra molto esagerato per questi tè, però ci sono anche quelli da meno e secondo me ne equivale, ne vale la pena. Se volete un codice sconto, il mio è Sugar Dream 10 per un 10% di sconto. Non, a me non arriva niente indietro di soldi, è solamente per l'azienda, per vendere. Però insomma ve lo dico se vi interessa. E niente, io spero che questo video dei preferiti del 2017 e finiti del 2017 tra l'altro, e vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia. Se non vi siete ancora iscritti, fatelo, iscrivetevi qui sotto al canale per qualsiasi altra novità e se volete ricevere notifiche attivate la campanellina. E io vi mando tanti baci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!